E la situazione in questo momento, soprattutto nel nostro contesto territoriale, richiede una capacità particolare di prossimità da parte di tutti i soggetti che lavorano nel sociale, ma anche delle istituzioni che hanno, come ad esempio l'INPS, un compito, a mio giudizio, di accompagnamento delle persone, ma anche dei processi che stanno all'interno della nostra società e che sono in grado in qualche modo di rendere le persone più attive all'interno del percorso del proprio riscatto. Penso alle persone povere, ma penso alle persone che hanno abbandonato il circuito lavorativo per tanti motivi, penso a chi non riesce a entrare nel circuito lavorativo, piuttosto che agli stranieri che non sono tutelati, o a altre categorie di cittadini che hanno tutele molto scarse. Allora, mi pare che sia importante oggi che si lavori insieme, sinergicamente, partecipando a dei processi e non solo a degli eventi, facendo in modo che le attività proprie specifiche di ciascun ente possano integrarsi insieme agli altri in una visione più condivisa che ha al centro la persona, non intesa come utente, beneficiario, ma intesa come colui che porta una necessità, ma anche un interesse per il quale le nostre realtà sono state create e per il quale hanno un mandato specifico. Questo mi pare che possa essere un'idea dell'INPS futura, non il bancomat di quando le cose non vanno bene, ma una risorsa che partecipa alla costruzione di un modello nuovo in modo attivo. E il modello parte dai territori, soprattutto quelli più piccoli, dove l'incontro interpersonale media tutte le difficoltà che possono essere di natura burocratica, di natura organizzativa o di altro genere, ma che in quel modo vengono appianate intorno proprio alla centralità della persona.